Benvenuti sulla Vetta Lancia, io sono Emonet. Oggi vi vorrei proporre un torneo che verrà fatto sul canale, appunto, in cui state vedendo questo video, che si chiama Five Tier Tournament Season 2, perché il primo era già stato fatto sul canale Pokémon Ita Community, anche il secondo si sarebbe dovuto svolgere lì, però non ha ricevuto abbastanza adesioni, allora sono stato costretto ad annullarlo. Allora, in che cosa consiste questo torneo? Benissimo, ogni partecipante dovrà farsi un team scegliendo innanzitutto un Pokémon Mega, in questo caso ho preso Mega Aggron, poi un Pokémon Overused e chiaramente, come ben sapete, i Pokémon BL1 vengono considerati Overused, in questo caso Celesteela, come ben vedete, poi un Pokémon Underused o BL2, poi un Pokémon Rarely Used oppure BL3, poi un Pokémon Never Used o BL4 e poi un Pokémon Partially Used o di tier inferiore tipo NFE, LC, volendo, se volete portarci Team Meme. Le lotte migliori potranno anche essere caricate sul canale, chissà, però devono essere veramente veramente belle se volete che si svolgano commentate da noi. E niente, lascio la parola al mio socio Avo Cazzo Cado. Dove cazzo cago? Una sega a tutti, sono sempre stato qui sin dall'albore di questo video. Ci tengo a mettere un nota bene dopo quel che ha detto Emonet: la Mega in questione non dovrà essere di tier superiore all'Overused. Lo dico per chi dovesse aver avuto un dubbio a riguardo. Comunque, per quanto riguarda questo torneo, ci sono alcuni Pokémon che non sono ammessi perché ritenuti troppo forti. Il primo tra questi è Greninja. Greninja, che sia Protean che sia Battlemon, è veramente devastante, quindi noi abbiamo detto no, via dai coglioni, non vogliamo un Pokémon del genere, che già è devastante nella tier a cui appartiene, ma conoscendo il team dell'avversario, che alla fine in questo torneo chiunque conoscerà il team dell'altro, perché ci sarà un video dove mostreremo i team da voi scelti che utilizzerete nel corso del torneo, avendo questa possibilità Greninja è ancora più letale, quindi fuori dai coglioni. Poi c'è Tapu Lele. Tapu Lele, bene o male, stesso discorso, ma anche senza sapere un team, Tapu Lele distrugge tutto a prescindere ed è difficile avere risposte per un Pokémon simile se non ci si pensa bene, cioè bisogna proprio limitare il building non poco per un Pokémon simile, considerando anche che i Pokémon in questione saranno di tier inferiore all'Overused, oltre a un paio di eccezioni massimo, e quindi Lele viene alle balle pure lui. A seguire c'è Upanbound, che è bene o male anche lui stesso discorso. Coverage infinita, statistiche offensive devastanti, non c'è Pokémon vero e proprio che possa scambiarci se conosce il set, se conosce il team dell'avversario. Uguale il discorso per Kyurem Black, il quale, bene o male, ha le stesse potenzialità di Upa e di Greninja, diciamo che è un Pokémon che a differenza di Greninja è bulky, ma che comunque ha quella presenza offensiva e quelle mosse, quella coverage che può veramente buttarlo al culo dell'avversario, quindi via dalle balle pure lui. Poi c'è Magearna, che insomma è un Pokémon che ha una coverage infinita anche lui, varie opportunità di setup, un typing ottimo e la capacità di non morire mai, accesso a Trick Room, a Shift Gear, a tantissima roba, e quindi via dalle balle pure lui. Tutti i cancri sono stati estirpati. Ne manca solo uno, il supremo Kakuna. Kakuna che, come ben sapete, ha una presenza offensiva superiore a quella di tutti i Pokémon da me menzionati prima, per il fatto che con le sue stab e il suo poderoso attacco speciale è in grado di fare dei buchi nel team degli avversari che solo Dio sa come contrastarli. Non si può, è impossibile. È anche bulkissimo perché ha accesso alle violite essendo non pienamente evoluto e non è vulnerabile alle tossine perché Shellskin fa sì che lui si curi dallo status alterato. Insomma, questo Pokémon era veramente da limitare, bannare. Non lo volevamo vedere mai nella vita. Troppo forte. Per quanto riguarda altri discorsi relativi ai limiti del torneo, si parla di forme alternative di un Pokémon. Prendiamo ad esempio Rotom, che Emo spero stia facendo vedere a schermo. Sì. Rotom ha accesso a ben 6 forme. Essendo di tier differente, queste forme non sono accessibili draftando il singolo Pokémon. Si può draftare o Rotom, o Rotom Fan, o Rotom Frost, o Rotom Heat, o Rotom Move, o Rotom Wash. Non
tutti e sei insieme, nel senso non c'è la libertà di cambiare il proprio Pokémon nel corso del torneo, perché sì, sarà possibile cambiare i set in funzione del team avversario, però non in questo modo, le forme di Rotom sono a sé stanti, punto. Stesso discorso vale per Silvally, il quale, sebbene veda tipo quasi tutte le sue forme in più, Silvally Steel è in MU, quindi Silvally, per lo stesso principio, si vede costretto a contare sul singolo tipo draftato. Non si avrà accesso a tutte le sue forme draftando Silvally, bensì solo ad una. Discorso diverso per Gourgeist. Infatti, Gourgeist vede quattro forme diverse che variano solamente in statistiche e penso anche peso. E insomma, questo Pokémon è praticamente lo stesso con quattro forme diverse. E draftando Gourgeist si avrà accesso alle altre tre forme. E per di più, la tier è comune a tutte, quindi non c'è problema di alcun tipo. Draftando Gourgeist si hanno tutti Gourgeist. E la stessa cosa vale per Pumpkaboo in caso ci fosse qualche folle che vuole draftarlo. E niente, non credo ci siano altri Pokémon di, come dire, accorgimenti simili, quindi tutto il resto è accessibile. Basculin, stesso discorso di Gourgeist, può avere accesso a entrambe le forme, direi, cioè alla fine chi se ne frega. Beh, ma tanto E niente. Basculin è una merda, cioè non è che... Infatti non è un problema il fatto che possa cambiare forma e quindi niente. Ah beh, ovviamente le forme Alola contano come Pokémon a sé stanti, quindi se si tratta un Executor non si avrà accesso ad Executor Alola perché il Pokémon è diverso, cioè sono due Pokémon diversi, c'è proprio nel nome la differenza, no? Cioè, capito? E quindi le forme Alola valgono come Pokémon a sé stanti. E per il resto credo basta. Parliamo dei Quindi premi allora, ovvero ok. avremo un terzo classificato che si beccherà un Kommo-Oh chiamato Toppo con la Salac Berry, abilità Bulletproof e mosse Dragon Claw, Drain Punch, Substitute, Bellidrum, spread ignorante con 252 V in speed, natura Jolly, 252 attacco e 4 in HP. Poi abbiamo Jiren per il secondo classificato che è un Arceus Chopple Berry. Con Extreme Speed, Sword Dance, Earthquake, Shadowclaw, 240 V in HP, 252 in attacco speciale e 16 in velocità. E il primo invece si porterà a casa non uno, non due, ma ben tre Arceus. Uno sarà l'Arceus che avete visto che vincerà anche il secondo classificato. Il secondo sarà un Arceus con la Dread Plate e con mosse Calm Mind, Recover, Judgment e Refresh. 248 EV in HP, 252 Speed, Natura Timide e 8 in difesa. No, 8 in attacco speciale, non in difesa. Poi è invece un Arceus Fairy con la Pixie Plate chiamato Zenosama. E mosse Stealth Rock, Recover, Judgment, Toxic e 252 V in HP, 64 in difesa e 192 in speed con natura sempre timida. Per partecipare basta scrivere nei commenti il team che avete intenzione di utilizzare, scrivendo tutti e sei i membri, possibilmente in ordine, quindi Mega, OU, UU, RU, NU e PU, o inferiori. E sostanzialmente se il team sarà idoneo, rispetterà le regole date del torneo, sarete classificati. Prenderemo i primi 16, anche se alla fine non sono esattamente 16 per il fatto che io parteciperò, quindi toglierò un posto, Emonet probabilmente parteciperà, quindi sono meno 2 e gli altri vedremo. Ma in ogni caso, quando raggiungeremo i 16 partecipanti, le, come dire, classificazioni, sì, insomma, una volta ottenuti i 16 partecipanti non ci sarà più modo di registrarsi e quindi niente, comincerà il torneo. Come abbiamo detto, le lotte più belle verranno registrate, penso sia stato detto, e per di più sarà possibile cambiare la struttura del proprio team, i set dei propri Pokémon nel corso del torneo, a seconda dell'avversario che vi si presenterà davanti. Detto questo, non c'è altro da aggiungere. Vi invito appunto ad iscrivervi, perché secondo me questo torneo è veramente carino, una bella esperienza dove si vedono dei Pokémon che magari di norma non si vedono. E niente, lasciate i likes, i commenti e anche le iscrizioni. Quindi per questo video è tutto.
Io spero che vi sia piaciuto, spero vi iscriviate in molti e noi ci rivedremo poi, credo, o con un altro video o con direttamente lo showcase di ogni team. Chissà, solo Dio lo sa. Ma Dio non esiste, quindi fate seguito. Abbiamo 5 dei qua, ma non sono abbastanza. Dalla cima della vetta lancia tutto e noi vi salutiamo caldamente. Caio. Caio! Bleh.